Il tempo poi dedicato alla strada, all'interno della struttura, diciamo, io sono molto felice di poter essere qua a celebrare con voi, questo momento importante. Sono molto breve perché abbiamo dei tempi stretti, devo essere proprio fuggita al massimo per gli altri, per tutti. Chiedo scusa per la mia recente che mi accompagna da qualche giorno, vi prego di perdonarmi, spero di essere molto molto. Allora, sono qui per parlare delle lettere che le ragazze inviano a fare 16 anni. Certo, ogni volta che ci inviamo perché si possa riflettere sulla figura, sull'opera di qualche cosa, a me vengono delle suggestioni che desidero poi ogni volta sempre condividere con voi. Le suggestioni che sono naturali quando si approccia ad una figura così particolare, così intesa tra la spiritualità e l'azione, è qualcosa che origina suggestioni molto molto intense. E in maggior misura quando la divinità si incarna in un'umanità così aperta e pura, come detto alle 16 anni. E faccio un volo dare fino al 1969 da quarta parte, quando alle 16 anni veste l'ambito dei grandi accantamini, e arriva a Roma che si sta riorganizzando in un'Italia che vive molte calamità e anche molte piaghe, c'è l'ospedale della Consolazione, la riduciamo dalla mia messa, e dopo la messa si vede accettare una giovane donna, la riduciamo di là, che sono giovanissime, non hanno più di 21 22 anni, che gli chiedono aiuto. Chi sono queste donne? Sono delle donne che da un lato si trovano in una situazione di vita molto molto precaria. Sono costituite perché la costruzione all'epoca era romana, realizzata, accettata, faceva parte dei paradigmi della società. E quindi si trovavano in quella Roma per un amore magari deluso, per l'amore che non avevano trovato, ed essendo poi con quello stigma sociale, non riuscivano più a vivere. Che cosa abbiamo visto fare semplicemente? Beh, oggi ci pare semplice capire, avranno nessun annuncio, un aiuto. Un padre che era severo in riguardo, eppure invece si dedica a loro da quel momento in poi, fino a quando il suo addome avrà come scopo la fondazione dell'Istituto di Santa Margherita a Roma nel 1959. Ecco, le lettere che tra poco ascolteremo sono contenute nel bollettino dell'Istituto. E sono oggetto di studio da parte degli storici, per poi per vita processuale. E le espressioni semplici delle ragazze, che a volte scrivono in gruppo, a volte invece scrivono individualmente, in gruppo a volte anche aiutate dalle scuole, le espressioni semplici dicevano non ci inganno, perché è sottesa ad esse qualcosa di molto puro, qualcosa di raro. Perché esse innanzitutto ci fanno capire come le devono fare i diciamo, come devono fare un padre, sì, come un maestro, come un educatore, ma soprattutto come unico punto di riferimento in quel momento della loro vita. Bene, io ho raccolto le mie suggestioni intorno a tre termini in particolare che vi prego di tenere presente, e sono tre, che sono riconoscenza, riconoscimento e conoscenza. La riconoscenza. Quando ascolteremo le lettere, vedremo che palese la gratitudine che loro avevano nei confronti di padre semplice. Chiaro, il padre le ha dato dei capelli in un momento in cui frutti della vita, fatta di esperienze pregresse, demoralizzate, eternizzate, le avevano messo al margine della società. E guardate, quando siamo nel sistema sociale di quel tipo, per esempio, era difficile, quasi impossibile. L'espressione del corpo, in quel caso, contrastava con l'invisibilità degli altri, quindi abbiamo un corpo segnato, fatto oggetto di uso e utilizzo, e invece manca una scusa. E pare semplicemente attraverso il suo sguardo, come dicevo prima, severo, eppure foriero di oltre, riesce a cogliere quello che è sottileso in queste ragazze, nella loro drammatica situazione. Quindi la riconoscenza che loro hanno nei confronti di vari semplici anni partorisce due esperienze emozionali molto importanti, il riconoscimento
e la conoscenza. Ricordate le sue parole? Il riconoscimento è qualcosa che a livello psicologico ha a che fare con uno degli aspetti della memoria, che cos'è? È quella situazione nella quale ognuno di noi può riconoscere un aspetto, un ricordo, una cosa, qualcosa di già conosciuto, di già spento, però non ascolto che deve essere creato. Ecco, il riconoscimento in quel momento che si apre, qual è quello che vale sentire, che vede delle ragazze qualcosa di oltre, non vede soltanto i corpi che vengono esposti, utilizzati, vede l'anima delle ragazze, che è immagine di somiglianza del creatore. E non solo c'è il riconoscimento, poi la parte delle ragazze di se stesse, cioè l'amore di Dio che si è espressa attraverso l'amore di Dio. Che cosa fa? Rivela sicuramente Dio al mondo, all'essere umano, e anche rivela l'essere umano all'essere umano, perché in questo trasporto, nel momento in cui si conosce Dio, non è finita, a quel punto dobbiamo arrivare alla conoscenza di Dio. E quindi il riconoscimento che si ha da parte delle ragazze, secondo me, è proprio appunto tirare fuori la loro anima, il loro, la loro possibilità di vita, e da quel momento infatti padre spenderà per loro tutto il suo tempo, tutto il suo amore, tutto il suo agire, perché esse possono di nuovo giocarsi una possibilità, non soltanto come ricordare, cosa che alcuni di loro chiederanno spontaneamente, ma anche come madri, spose, lavoratrici. E questo secondo me è qualcosa di avvenistico per cui mi pare se non diciamo, recupera le ragazze, la piena e la luce. Le recupera non perché siano soltanto contattate, ci tengo molto, ma perché siano le abilità della loro vita di essere umano. E questo è qualcosa di meraviglioso e di profetico assolutamente completo. E quindi veniamo alla terza parola, alla conoscenza. La conoscenza di che cosa? Beh, è la conoscenza del Padre di Gesù e del Padre di Gesù, diciamo. Quindi l'amore che attraverso il Padre si esprime, al sacciato, quindi si esprime alle ragazze, in modo che essa potesse possano arrivare alla conoscenza di Dio. Perché Dio, ma non lo dico io, lo strumento di Dio viene conosciuto attraverso l'amore incondizionale, cosa che delle madri intende, e anche di chi si fa portavoce di questa maternità e paternità di Dio, Dio ti ama. Vedete, loro, le ragazze, quelle che erano proprio al margine dell'esistenza, ci danno una conoscenza di un padre che non solo non è giudica e non cancella il passato, perché il passato non si può cancellare, si fa un'altra cosa, si ascolta. Quindi quell'esperienza che è stata serve a concedere per andare oltre, per andare finalmente a quello che si stesse era solo. E cosa posso dire? Posso dire che santo è chi è che inizia questo cammino dell'amore. Santo è chi è che indica questo cammino dell'amore agli altri, specialmente a quelli più miseri, più deliti. E santo chi è, soprattutto, che in nome di questo amore riesce ad andare oltre i paradigmi della società, anche oltre le leggi, che sono legali, magari, ma non sono certamente a favore dell'umanità. Quindi, padre Santiciano è riuscito ad andare oltre questo, e ha creduto che in questo amore potesse salvare queste persone, potesse realizzare un miracolo. E così è. E noi oggi qui siamo testimoni che tutto questo accade, è accaduto e continua a accadere. Io vi ringrazio tanto, spero di essere stata benissima e vi ringrazio.